questa sera una delle prime, quantomeno. No, no, la prima, la... credo l'unica. Credo l'unica. Credo l'unica. Insomma. E poi perché mi consente di parlare un po' degli archivi, di quella che è diventata la mia passione, una cosa di cui onestamente non si può fare a meno. Io faccio il mestiere più bello del mondo, secondo il mio insindacabile giudizio. Che bello poter dire così, eh? E infatti sono un privilegiato in questo senso. Prodotti come questo poi servono anche, poi ce lo racconterà Bianca nello specifico, che cos'è il libro, su cosa si fonda la storia di Federico e di Bianchina. A me piace dire che questi prodotti servono al mondo degli archivi come il pane, perché è una storia che nasce da un documento del 1382 che è conservato all'Archivio di Stato di Genova. Uno normalmente, nel comune sentire, gli archivi sono quanto di peggio possa trovare, possa imbattere un umano, no? C'è tutta una agiografia, una filmografia, non so se vi ricordate quel bellissimo spezzone di Totò, circondato da faldoni, ogni tanto lui usciva più il naso e l'occhietto di Totò dal faldone, archivista, e con questa lampadina sporca che gli dondolava sulla testa. Ecco, questa è l'immagine, oppure la classica frase, ti sbatto in archivio, no? Detto all'impiegato. Tutto questo ha fatto sì che si costruisse nell'immaginario collettivo questa cosa dell'archivio, che poi non è così, perché questa è la dimostrazione che l'archivio è fonte di storia vera, che può essere poi utilizzata, nello specifico, da una bravissima scrittrice, anche con una canzone. Ci racconti tu la canzone, oppure vado avanti io con la... No, io vorrei specificare due cose. Questo non è un libro per bambini, soprattutto un bambino piccolo si può incantare davanti alle illustrazioni che sono belle, ma della storia, di come è nata, eccetera, non gliene importa. Può già piacere a un ragazzo che ha cominciato a studiare la storia in modo serio, cioè sapendo che la storia si studia sui documenti. È un libro per tutti, è un libro per adulti, è quello che oggi viene chiamato un crossover. Oggi c'era sulla lettura, una bella pagina, però con un titolo stupido, La triste fiaba, La triste favola di... Non è una favola assolutamente, è la relazione di una storia vera, che però io ho fatto per gioco, cioè questo libro è il prodotto di un gioco, di uno scherzo. Voi sapete che in altre lingue giocare, suonare, recitare, cosa si chiama play? E play ha un ventaglio semantico molto vasto. In Italia la parola gioco ha qualche cosa di sminuente, la gente che sta giocando sta facendo o sta giocando d'azzardo, che sarebbe meglio che non lo facesse, o sta facendo delle cose di poca importanza. È successo molti anni fa, questo è un libro appena uscito, qualcuno scriverà l'ultimo libro di Bianca Pizzorno, in realtà questa storia risale al 1982. Qualcuno di voi avrà letto, saprà che nel 1984 è uscita una mia biografia di Eleonora d'Arborea, per la quale io ho studiato negli archivi o sulle pubblicazioni fatte come tesi eccetera basandosi sugli archivi per almeno 7-8 anni e avevo raccolto una gran quantità di documenti. Però in quel periodo anche io sono, come ero allora, molto amica di Roberto Piumini, che voi conoscerete di nome e se magari anche lo avete letto, e poi di uno meno famoso, un musicista e cantante di nome Giovanni Caviezel, e tutti e tre in quel periodo giocavamo a fare canzoni, ma per noi, non per nessuno, non avevamo un editore, non avevamo un per noi scrivevamo delle canzoni.
cioè io e Roberto scrivevamo i testi, Giovanni scriveva la musica e le cantava. Con una parola per la quale mi scuso, che però è quella che definisce meglio la nostra attività di quel periodo, era un cazzeggio, cioè noi ci riunivamo, mangiavamo, eccetera. Poi ci mettevamo, Giovanni con la chitarra, noi con due foglie, due parole. Io ero specializzata nello scrivere canzoni su fatti o letterari o storici. Per esempio, ho scritto diverse canzoni su episodi dell'Iliade di Omero. Ho scritto delle canzoni sull'origine l'origine della poesia occidentale, cioè il nonno di Eleonora d'Aquitania, il vecchio Guglielmo il Trovatore, che è stato il primo a scrivere delle poesie, diciamo, nello stile che poi è diventato petrarchismo, si è sviluppato, eccetera, ma non le ascoltava nessuno queste canzoni, cioè le ascoltavano i nostri amici quando li invitavamo a cena, però rimanevano fra di noi. Facendo le ricerche per Eleonora d'Arborea mi sono imbattuta in questi quattro documenti. Uno che si conosceva già da tempo, mi pare che fosse nell'archivio storico sardo dove c'erano gli altri pochi documenti su Eleonora d'Arborea, che era il patto fra Eleonora e il doge di Genova per fidanzare i propri bambini. Ma poi invece successivamente in una rivista molto bella che pubblicavano allora e purtroppo oggi non c'è più, che si chiamava Medioevo Saggi e Rassegne, dove c'erano delle chicche straordinarie, hanno questa archivista di Genova, Giovanna Pettibaldi, che io non conosco, che cito sempre ma la leggo e la trovo bravissima, aveva trovato nell'archivio segreto altri due documenti, anzi tre. Per cui io avevo sto pacchetto di quattro documenti di cui vi faccio il riassunto in breve. Siamo nel 1382, Mariano d'Arborea, padre di Eleonora, il grande Mariano, è morto e gli è succeduto il figlio, che evidentemente non andava d'accordo con la sorella, perché Eleonora, che fino a quel momento aveva vissuto in Sardegna con Brancaleone, forse dividendosi fra Casteldoria, Castel Genovese, che era Castel Sardo, e Casteldoria, decide di andarsene a Genova e di pigliare la cittadinanza genovese. E in questi documenti segreti chiede a Genova, alle autorità genovesi, il cui capo era il doge, di diventare cittadina genovese, piccolo dettaglio, senza pagare le tasse. È divertente, e la cosa divertente è che i genovesi hanno detto subito di sì. Lei doveva pagare solo in caso di guerra 1.000 lire, che 1.000 lire genovine, che erano niente, però Genova si riteneva onorata di avere una cittadina come Eleonora. Mi commuove in un certo modo, dopo tanti anni, parlare di un libro, di una storia, eccetera, ambientata a Genova e la cui protagonista è Genova, perché in questi momenti in cui ci sentiamo tutti, perlomeno io mi sento molto vicina a Genova, anche questo involontariamente, perché non l'ho scritto per questo, funziona come un omaggio. Diciamo che dedico a Genova una canzone nella quale la parola Genova e le strade di Genova, il vento di Genova, il mare di Genova, le autorità di Genova ritornano continuamente. Da questi documenti che io riporto nella biografia di Eleonora d'Arborea, li leggono tutti, non è? Però c'è questo dettaglio che Eleonora e il doge fidanzano i propri bambini scrivendo che il matrimonio avrà luogo quando loro raggiungeranno la pubertà, cioè entro 10 anni. A quei tempi l'età legale per il matrimonio era, finita la pubertà, 14 anni, quindi supponiamo che questi bambini ne avessero 4, 5 o giù di lì. Non è cosa nuova, come vi dirà Paolo, che i bambini, soprattutto i bambini eredi di regni o patrimoni, venissero fidanzati dai genitori molto giovani. Però io dentro di me pensavo, chissà questi bambini cosa gliene importava di questi traffici dei grandi, no? Arriva da Castel Genovese un certo Franceschino del Barbo di notte, all'ora del vespro lo fanno entrare nella stanza vicino alla camera da letto del doge e ci sono i testimoni che devono essere il notaio che prende nota, eccetera. C'è il cofano pieno di 4.000 fiorini che Eleonora dà come controdote per il figlio, mentre la dote normale, mi pare, per il
controdotte per il maschio, perché era la bambina, la sposa che portava la dotte. Qua è il maschio che porta una dotte che equivale alla vita agiata di una famiglia, di un ricco mercante di stoffe fiorentino dello stesso periodo per 70 anni più o meno. Quindi cercate di immaginare quanti erano questi fiorini. La illustratrice, che non aveva fatto questi studi, ha disegnato un cofano così. Probabilmente era un cofano così, pieno di fiorini d'oro, di fiori di Firenze, buoni e di giusto peso, come specificato. Allora, sul fatto che questi, che sulla testa di questi bambini grandi facessero questi intrighi, io, giocando e casseggiando con Giovanni e con Roberto, ho scritto una canzone che, se il nostro audio non è ottima, perché è ancora un nastro di un mangiacassette a nastro degli anni Ottanta che io ho ritrovato, per cui ci scuserete per la cattiva qualità. Però, se ce la può mandare, questa è la base, l'origine di questo libro, la canzone di Federico Bianchini. Voce e musica di Giovanni Caviezze. Genova cantava al soffio del maestrale, stretta fra gli alti muri, vibrava come un organo ogni strada. Al respiro del mare, gonfi di vento gli abiti e i capelli, Federico scendeva correndo per la ripida discesa. Lieve come gli uccelli che si libra nell'aria, e lieve nel cuore, gonfio di una lietezza straordinaria, figlio di marinai, nella corsa del vento il suo destino, nelle vele spiegate all'avventura. Volare senza paura nel grande azzurro, non fermarsi mai, andare fino al Catai, l'unico sogno del suo cuor bambino. Genova cantava al soffio del maestrale, nel palazzo ducale la governante chiude le finestre, chiude fuori la notte che bussa i vetri con dita di vento, con odore di salso e di ginestre. Torni bambina tardi, alta del cielo, già naviga la luna, obbediente Bianchina appoggia la testa bruna sopra il guanciale e tosto si addormenta, sogna tutta contenta, un sogno ingenuo e lieto di bambina. Sogna l'innamorato venuto d'oltremare, col vento di ponente ha navigato, per venirla a trovare le offro in dono un ramoscello in fiore, oggi prendi il mio amore, domani o bella ti offrirò l'anello. E nel sogno Bianchina pianta quel ramo nella terra bruna, il ramo cresce, è un albero di melo, si staglia contro il cielo rosseggiante di frutti nell'aria serotina, nitido contro il disco della luna. È caduto il maestrale
Genova finalmente dorme muta della profonda niente. Quando sveglia con l'ambasciatore, ardono le candele, il fatto è suggellato. Con un cofano pieno di monete, vengono d'oltre mare, da un'isola ventosa mai domata, quelle carte e quei nitidi fiorini. I grandi hanno deciso, Federico e Bianchina si dovranno sposare, appena non saranno più bambini, ma i matrimoni sono scritti in cielo, e nel cielo di Genova c'è il vento che soffia tempestoso. Signora di campagne, di frutteti, Bianchina crescerà, ma Federico non avrà mai l'età per diventare sposo, figlio di marinai, con la furia del vento il suo destino lo porterà sull'isola selvaggia, persa tra mare e cielo, in quel regno lontano una corona cinge il re bambino, ma la tenera mano stringe un funebre scettro da sfodero, e Genova cantava al soffio del maestrale. Stretta fra gli alti muri, vibrava come un organo ogni strada. Al respiro del mare, al respiro. Perché il nastro da cui è partito era veramente scadente. Fra una decina di giorni al Festival di Mantova noi porteremo in carne ed ossa Giovanni con la sua chitarra, e sarà una cosa diversa sentire la canzone cantata da lui, anche perché lui è un bel fricchettone, alto, con i capelli lunghi, un po' rasta, e fa la sua, fa la sua figura. Bene, diciamo che la base, il nucleo era questo. Io adesso passo la parola a Paolo, che si è trovato del tutto inaspettatamente fra le mani questa canzone, e il prima e il dopo, nel senso che nel libro ci sono un gruppetto di pagine di spiegazione prima e un gruppetto di pagine di conclusione dopo. Secondo me c'è un attaccamento più viscerale di quanto non possa pensare. Poi lo dice anche Bianca, nelle sue ricerche d'archivio si è imbattuta a un certo punto in un signore che compare come Theodatus Pezzornus. Non nelle mie ricerche d'archivio, in uno di questi quattro documenti. In uno di questi quattro documenti. Cioè gli anziani di Genova, che hanno firmato, che hanno accettato la proposta di Eleonora di diventare cittadina genovese, hanno votato mettendo nell'urna quelle che loro chiamavano le ballottole, e che il sì erano delle ballottole bianche e il no erano le ballottole nere, e tutte furono trovate bianche, neppure una nera. E questi anziani di Genova erano 12, nel numero legale di 12. Uno dei 12 che firma è un tale Theodatus Pezzornus, il tutto è scritto in latino, quindi non è solo il nome in latino. E quindi questo, secondo lei, è palese che sia così, ha fatto sì che, come dire, ci fosse un interesse, come dire, più soggettivo del normale, certo, come da approfondire la ricerca
e nel dedicarsi a questo che tutto sommato è un episodio quasi banale nella storia italiana ed europea, certo. Perché quello del fidanzamento tra minori di case regnanti, perché a tutto l'effetto, se non case regnanti, ma comunque tra due potentati, certo. Ovviamente. Genova era comunque la superba, Arborea era Arborea, e quindi era prassi usuale, addirittura si promettevano i figli in matrimonio prima del concepimento, certo. Dal punto di vista storiografico non c'è niente di anomalo, ha sempre funzionato così, così come ha sempre funzionato l'idea di mandare i minori come paggi alle corti dei regnanti, ma non, cioè, perlomeno immaginatevi che nel giudicato di Torres il mitico giudice gonnario, giudice crociato, che poi finirà a Chiaravalle, era stato mandato a Pisa, e dove avrebbe sposato una esponente della potente famiglia pisana degli Embriaci, quindi comunque era un modo per rinsaldare i legami. Certo, il padre e gli zii di Eleonora sono andati a Barcellona. Mariano stesso, certo. È stato mandato a Barcellona, ecco, faceva parte della prassi usuale del tempo, quello dello scambio, come dire, no? O dell'inserimento a corte di bambini di altre famiglie con le quali si voleva fare alleanze. Il dato dal punto di vista archivistico bello qual è? Che, come dice Bianca, gli scrivani, i cancellieri, tutti quelli che si sono occupati della redazione, della conservazione dell'atto nel 1382, mai si sarebbero sognati che a oltre 600 anni di distanza ci sarebbe stato qualcuno che aveva, secondo me, interesse soggettivo andare lì, come dice in Sardegna, a sfrugugliare, perché quel pezzo onlus certamente ha costituito un incentivo in più per approfondire la ricerca. Ma il problema è quello che le carte d'archivio sono belle per quello, perché nascono con queste funzioni politiche, giuridiche, amministrative, con un grande, in questo caso, anche risvolto contabile, come abbiamo visto, no? E qualche volta anche con finalità diverse, come la carta di cui ti ho parlato, del gatto. Del gatto. Cioè, e dopo ti racconto qual è la carta del gatto. E che hanno però insito già il fatto di contenere in luce tutti i presupposti del documento storico. Certo. Perché sono fonte storica a tutti gli effetti. E questo è il bello della documentazione. Un archivista francese, la Bautier, ve lo dico velocissimamente, ci parla dell'evoluzione delle carte e degli archivi, che prima erano monopolio ristretto di monaci chierici, e poi dal basso medioevo in poi, dal periodo di cui stiamo parlando questa sera, diventano veramente, come dire, arsenali delle autorità. Perché? Perché venivano conservate, no? Perché attraverso le carte potevi far valere i tuoi, certo, diritti, e servivano proprio, come dice la Bautier, per difendersi e per offendere. Ecco perché lo stesso dossier di Eleonora, certo, è conservato parzialmente nell'archivio segreto o ferrato, come si diceva allora, e parzialmente invece nell'archivio pubblico. Cioè, non è casuale che la decisione del Consiglio degli Anziani sia conservata nell'archivio segreto e che invece il banale, tra virgolette, fidanzamento, atto di fidanzamento, sia considerato, come dire, un atto pubblico, un banale atto pubblico. Questo è il bello della conservazione delle carte. Poi arriverà la Rivoluzione Francese, ma questa è la storia, con il principio di pubblicità degli atti, per cui non ci saranno più archivi segreti. Assolutamente teorica, perché poi oggi pensiamo anche alla storia contemporanea, pensiamo a cosa diavolo continua a succedere nella segretazione degli atti. Il documento quindi è nella sua genesi è facile da capire, facile da interpretare, bisogna avere un paio di qualità professionali
e questo consentitemi di dirlo, tra i beni culturali la documentazione d'archivio è senz'altro quella che paga di più il pegno, cioè davanti ad un quadro c'è poco da dire, anche se non conosci la fattura, non sei esperto di storia dell'arte, hai un giudizio, no, da esprimere banale, però lo capisci. Un nuraghe parla da solo, un documento d'archivio del 300 devi saperlo leggere, oppure hai bisogno di qualcuno che te lo spieghi, e questa è la nostra finzione, è per quello che è anche più difficile e più ostico da frequentare, da interpretare. Virginia Pardi, che è la responsabile, che era la responsabile degli archivi federali di Washington, a proposito diceva che il genere umano soffre dell'archiviofobia, perché è una malattia che colpisce tutti quelli che, alla quale viene l'urticaria quando si sente parlare di archivi, no. Anche perché qualche volta la polvere fa venire un po' di urticaria. La polvere, ma soprattutto anche i soggetti che magari non pensano. Auspica un futuro in cui il genere umano si è afflitto invece da questa archiviofilia, da questo amore sviscerato per le carte d'archivio. Per quanto riguarda poi la parte della cessaletà, chiamiamola così, no? Del matrimonio, anche qui siamo in perfetta linea col dato europeo e nazionale. Se volessimo approfondire più sul piano locale, banale, la cosa potremmo dire che non abbiamo grandissime relazioni o grandissimi, documenti d'archivio a suffragio, se non quelli provenienti dai inquilini, ovviamente, cioè, perché erano i parroci che dopo il Concilio di Trento, quindi dopo la metà del Cinquecento, funzionavano da ufficiali di Stato civile. Se uno dovesse fare una ricerca sull'età al matrimonio, deve comunque frequentare gli archivi parrocchiali fino all'Unità d'Italia, credo, fino all'Unità d'Italia. Fino al 1865, con la nascita dello Stato civile. Sì. E sono pratiche che qualcuno di noi, io stesso, ha fatto per limitati periodi di tempo. Ci sono invece dei documenti anche più conosciuti, più banali, sulla realtà sarda, già del Settecento, come il dato curioso segnalato da Vicere De Zais, che arrivato in un centro dell'interno convoca, si fa portare le carte, controlla la controlla vicere, che cos'era? Era ma un vicere spagnolo, no, era già piemontese. Piemontese, già 70. 1670 controlla i dati, convoca il consiglio comunitativo, perché ha appurato che c'è una stragrande maggioranza di donne, di bambine mogli che erano state già accasate all'età di 7-11 anni. Questo è un dato che fa pensare. No? E lui fa che cosa? Una diffida riguardo a questo. E questo è presente in una banale relazione del vicere De Zais pubblicata ai tempi del Lodocane, stiamo parlando come di cose che paese era? Che paese era? Si può dire? Perché no? Era il paese di Orotelli. Certo che si può dire. E poi hanno continuato. Ah, questo non sono andato a oltre questo dato. Così gli osservatori piemontesi notano il particolare spopolamento e lo attribuiscono, questo sì, all'età tarda dei matrimoni, soprattutto dalla parte dell'uomo, dalla parte della donna. E questo è un dato che ci accompagnerà fino ai primi del Novecento, dove addirittura il dato peggiora pure. Tra il censimento del 61 e del 901 addirittura ci sarà un peggioramento, per cui l'uomo arriverà al matrimonio ai 30 anni e la donna passa dai 23 ai 25 anni, che è già un'età molto tarda
soprattutto in un periodo in cui la media della vita era bassa. L'aspettativa di vita era molto bassa. Considerate che in Sardegna soltanto il 30% delle donne erano sposate a 24-25 anni, contro il dato nazionale del 60%, e questi dati già danno l'idea del problema, di quanto anche i demografi abbiano insistito su questo dato, che non è secondario nella storia della popolazione della Sardegna. Ma uscendo dalla Sardegna, perché sembra che questo dei matrimoni precoci sia un riguardi soltanto, voglio dire, nel nostro caso è il bambino sardo genovese e la bambina è genovese, doc, ma all'estero la nascita del grande regno d'Aragona, che è circa 200 anni prima del nostro fatto, il regno d'Aragona nasce dal matrimonio fra l'unica erede di Aragona e l'erede di Barcellona, Catalogna, conte re. Lui era nobile, eroico, Ramon Berenguer, eroe della guerra contro i pirati intorno all'isola di Maiorca, e lei era l'unica bambina messa al mondo da un monaco che era rimasto l'unico erede della famiglia che regnava a Saragozza, e che hanno strappato dal convento perché lui non si voleva sposare, non voleva avere rapporti con le donne, non voleva figli. L'hanno preso per il collo, l'hanno portato fuori, gli hanno dato una nobilissima moglie, Agnese di Poitiers, che era parente di Eleonora d'Aquitania, e ha avuto una bambina. E allora ha detto: adesso fate il maschio. Lui ha detto: no, io me ne torno in convento. E con questa bambina si sono trovati tutti i regnanti dell'Europa da allora, perché chi sposava Peronella di Aragona avrebbe portato al marito il regno d'Aragona. La sposano a Ramon Berenguer, che aveva 19 anni e lei aveva un anno, matrimonio che poi le carte dicono essere stato effettivo e consumato quando la sposa aveva già 14 anni, quindi non era un pedofilo, poverino Ramon Berenguer, però il matrimonio è stato celebrato e la sposa aveva un anno e mezzo, insomma gli era portata in braccio con la balia, quindi non è che il tema che io ho affrontato fosse un'eccezione per quei tempi. Per i tempi miei invece, il pensare a due bambini che vivono la loro vita, bambini di 4-5 anni, forse più precoci dei nostri 4-5 anni, perché la vita quotidiana aveva delle altre esigenze, ma non tanto, che si facevano i fatti loro, che probabilmente giocavano. Voglio dire, Federico era sì figlio di Eleonora d'Arborea, ma il padre era un Doria, la famiglia Doria era una famiglia di grandi navigatori. Oltretutto, a Genova, 100 anni prima più o meno, in prigione, Marco Polo aveva scritto il Milione, cioè erano gli anni delle grandi navigazioni, delle grandi scoperte. Chissà com'erano le navi. Ieri sera ho sentito descrivere la vita dei galeotti qui che lavoravano a maglia, sono rimasta con i capelli dritti, ho i miei dubbi, però non voglio entrare in questo, cioè io ho solo dei dubbi. Mi chiedo come navigavano queste navi, facevano questi lunghi viaggi, ma certamente Federico pensava di fare il marinaio, cioè non pensava assolutamente né di diventare giudice, perché c'era un altro giudice sul trono che minacciava di vivere a lungo, e comunque era un bambino che viveva in una città di mare, che vedeva nel porto le navi che andavano e venivano. Bianchina era la figlia più piccola di una numerosissima famiglia. Viveva a Palazzo Ducale a Genova, che è un posto bellissimo, e per lei il padre aveva già fatto comprare, in previsione del matrimonio, dei frutteti e delle cambiali di soldi, insomma degli investimenti. Cosa pensasse una bambina di 4 anni in quegli anni io non lo posso immaginare, però non penso che pensasse al matrimonio, pensasse ad alleanze, cioè questi bambini si facevano i cavoli loro, ed è da lì che io poi ho scritto la canzone in cui i bambini seguono delle strade diverse. Poi nella storia, che cosa è successo? Federico è morto
morto lo zio, lui è diventato giudice d'Arborea con reggente la madre, e tutti si aspettavano che diventasse giudice d'Arborea lui, e lui è scomparso. Quindi questo matrimonio non ha avuto, non si è fatto, questo matrimonio si doveva, aveva da farsi, a differenza di quello di Renzo e Lucia non si è fatto. Però su questo un gruppetto di amici come noi non si è messo a fare le pulci storiche, allora, qui, lì, eccetera, eccetera. Si è messo a divagare, per usare una parola elegante, e io ho scritto questa canzone. La canzone somiglia, cioè il termine allude alle canzoni di Dante, non alle canzoni di Loredana Bertè, e anche la struttura di endecasillabi settenari alternati eccetera richiama in qualche modo molto libero le canzoni medievali. Voi sapete che Dante Alighieri aveva il suo musicista e cantante, come io, Giovanni Caviezel, lui aveva tale casella, mi pare, che incontra, mi pare, in Purgatorio, chi è esperto, in Paradiso o in Purgatorio, Tuccia me lo sai confermare, e gli dice canta, e lui, amor che nella mente mi ragiona, cominciò allora sì dolcemente, che nella mente ancor dolce mi suona, una roba del genere. Quindi io ho cercato di, come dire, copiare, scusate, da Dante Alighieri. Nel momento però in cui questa canzone, nata per gioco e copiata, è arrivata fra le mani dell'editore, che è qui seduta nel corpo e nella figura di Marta in prima fila, era necessario dare una spiegazione. Cioè non bastava pubblicare la canzone, così come voi l'avete sentita, perché la gente dice, beh, che è questa roba? E allora ho scritto queste poche pagine in testa, spiegando che era una storia vera e come qualmente era successa, e in coda come da un piccolo spunto una persona fra virgolette creativa, che è una parola di cui si abusa in ogni modo, però che ha voglia di inventare, dai, una persona che ha voglia di inventare si inventa a sua volta una poesia e una canzone. Un altro dato, sì, a proposito di infanzia e di Medioevo. Dopo vi racconto quella del gatto. No, dopo, in chiusura. In chiusura vi racconto quella del gatto. Allora, com'è questa storia, aspettiamola così, com'è questa storia della anaffettività del Medioevo? Dei rapporti dei bambini. Dei rapporti dei bambini, dei rapporti dell'infanzia. Come mai? È tutta colpa di Philippe Ariès, che poi è stato riletto, riveduto, lui stesso in qualche misura ha fatto ammenda dopo aver scritto quel libro importantissimo comunque, no? Sull'infanzia nella famiglia, nella vita dell'ancien régime, in cui appunto mette in risalto il fatto che nel Medioevo e soprattutto nel Medioevo più tardo, sì, no? Nel cosiddetto alto, facendo anche riferimento alla iconografia, dice, ma no, tutto sommato non venivano, immaginate di questi bambini, anche queste prime immagini, ci sono dei bambini con la faccia da adulto, sì. Come ve lo spiegate questo, no? Poi il tiro è stato corretto, ha rivisto un po' anche nel corso di interviste, di lavori successivi, però è rimasto sempre questo problema, questa pietra lì, come la risolviamo? Sei d'accordo o non sei d'accordo? Che ci mettiamo noi stasera no, qua a risolvere questo problema? No. Sarebbe molto... Siccome parli di infanzia, siccome parli di Medioevo e siccome parli di affetti... No, facciamo un riassunto, un certo, breve riassunto per chi non è studioso del Medioevo. Philippe Ariès, che è uno scrittore francese della seconda metà del Novecento, metà del Novecento diciamo, ha scritto un libro molto bello intitolato in italiano perlomeno Padri e figli, nel quale sostiene, basandosi anche lui su documenti, che nel Medioevo all'interno delle famiglie non c'era nei confronti dei bambini né attenzione alla specificità dell'infanzia né affettività.
Per molti che hanno studiato dopo di lui hanno preso alla lettera questa dichiarazione, questo assioma, dicendo che l'infanzia non esisteva. Cioè quello che per noi è uno stato particolare della vita intorno al quale si sviluppa la pedagogia, la psicologia dell'età evolutiva, e abbiamo fatto anche delle esagerazioni eccessive nel considerare i bambini speciali, diversi dagli adulti, eccetera. Allora non esisteva nel modo più assoluto, il bambino era semplicemente un adulto più corto. Così. Lo rappresentavano così. Era un adulto di più piccola dimensione. Per quel poco che so io, che non sono un'accademica e che non ho dedicato tutta la mia vita a questi studi, ma parte del mio interesse, ci sono un'infinità di eccezioni a questa dichiarazione, ci sono un'infinità di documenti che dimostrano che invece all'interno delle famiglie, ma anche all'esterno delle famiglie, l'attenzione per i bambini, l'affetto e la protezione per i bambini c'era e come. Io non so, un paio d'anni fa qui a Alghero, credo che sia un'archivista, l'Anna Castellino, è un'archivista di Cagliari, mia collega, ha presentato un libro intitolato Mischinettos, non so se ve lo ricordate. Lei aveva fatto un romanzo ispirandosi come me molto liberamente alle carte, però poi aveva raccontato delle carte e le carte parlavano dei bastardi, dei trovatelli, dei bambini abbandonati alla ruota cos'era il convento di San Francesco, mi pare, che sia a Cagliari. Questi bambini però intanto venivano, come dire, adottati dalla cittadinanza, erano i figli della città, e poi ci sono tre o quattro episodi nei quali la cittadinanza, questi non erano i propri figli, non erano i bambini nati in casa e allevati in casa, ma erano bambini pubblici, erano bambini figli di nessuno, abbandonati nella ruota del convento e poi dati a balia, in genere in campagna, fino ai 7 anni, dopo i quali venivano incartati, cioè venivano con una carta, con un documento affidati in genere a un artigiano perché allevasse insegnandogli un mestiere. Un paio di volte si sono fatte delle proposte di trattar male questi bambini, per esempio invece di mettergli l'orecchino d'argento saldato che permetteva di identificarli, di riconoscerli e impediva alla balia infedele di presentare per prendere lo stipendio un bambino bello ciccione che non era quello a lei affidato, che lei invece lasciava morire di fame per dare il latte a suo figlio, però con questo orecchino il bambino era quello e non era un altro. Allora qualcuno ha detto, ma ci costa tanto, perché non gli facciamo un tatuaggio? Pensate di fare il tatuaggio. E tutta la popolazione di Cagliari è insorta perché ha detto i nostri mignonez, che già la parola aveva una sfumatura di tenerezza, non sono animali da marchiare, non sono bestiame da marchiare, e hanno rifiutato nel modo più assoluto che i bambini venissero tatuati. Quindi già questo che cosa dimostrava? Dimostrava che da parte degli adulti nei confronti di bambini estranei e di bambini anche disprezzati, perché erano dei bastardi, erano di puttana, buttati per strada da genitori incoscienti, poi erano tutti poverissimi, c'era comunque questo tipo di attenzione. Se poi andiamo più indietro, per tornare agli studi su Eleonora d'Arborea, il nonno di Eleonora, Ugone II, che aveva una sterminata famiglia, lui aveva mi pare 9 figli legittimi e 3 bastardi, che nel suo testamento tratta benissimo anche i bastardi, raccomandandoli ai figli legittimi, e quello è il padre che dice che se la secondogenita destinata per uso andare in convento può avere la libertà di scegliere di non andarci, perché a lui interessa che la ragazza sia contenta, che per quegli anni, siamo nel 1336, è veramente una cosa rivoluzionaria. Beh, Ugone scrive delle lettere, manda i figli a fare i pagi a Barcellona, 3 ne manda, il grande, che mi pare si chiamasse Pietro, Mariano e Giovanni, che fra l'altro erano i ragazzi più eleganti di Barcellona, e quando la gente li vedeva, e questo c'è dai documenti, quando la gente li vedeva passare diceva: mira
che tan bellos y elegantes son los donicellos de Arborea. Alla faccia dei barcellonesi che evidentemente degli scorfani. Però quando uno di questi bambini ragazzini si ammalava, il padre Aristano entrava in fibrillazione, mandava il suo medico personale, mandava 40.000 lettere al re d'Aragona, tanto lo stressava con questo fatto: c'è mio figlio malato, guarda che se muore mi si spezza il cuore, curalo bene, e fagli arrivare anche, gli mandava il formaggio da casa per mangiare, gli mandava le verdure, come arrivasse la verdura fresca da Oristano a Barcellona, lo sa Dio, il padre gli mandava le verdure perché mangiassero, ed è tutto documentato, non è leggenda questa. E tanto che convince lo stesso re d'Aragona, che entra, che aveva figli bastardi dappertutto e lui se ne fischiava, invece che è stato durissimo con i propri figli, per esempio con Pedro IV, è stato di una durezza incredibile, gli ha fatto decapitare davanti il suo pedagogo, eccetera, per dimostrargli che il re, quando c'era il sospetto di tradimento, doveva comunque essere spietato. Il bambino aveva 5 anni e questo maestro lo aveva allevato fino ai 5 anni e gli hanno tagliato la testa davanti, per dargli un esempio. Beh, questo durissimo re d'Aragona si lascia contagiare dalla mammosità di Ugone d'Arborea e anche lui risponde: no, guarda che io il bambino lo faccio curare bene, poi quando arriva la figlia che si deve sposare la faccio dormire in una stanza vicino alla regina e poi nella lettiga ci sarà sempre una dama che la consola quando piange e via dicendo. Questo è uno dei tanti pittoreschi esempi, però di lettere così se ne trovano tante, dove l'adulto nei confronti del bambino allevato, molto spesso più del padre e della madre, sono i nonni a avere queste attenzioni e queste, come dire, perché molto spesso si saltava una generazione, il padre o la madre morivano per qualche motivo e il nonno allevava il bambino che sarebbe stato suo erede sul regno e sul trono. Questi anziani nei confronti dei bambini avevano delle attenzioni e delle tenerezze che smentiscono la teoria di Aries. E poi io i grandi numeri non lo so, forse non i grandi, non li sapeva neanche lui. Ovviamente no. Comunque la provocazione di Ale ha fatto colpo, hai fatto una descrizione bellissima dei rapporti peraltro tra Arborea e Catalogna, sì, usando la documentazione, certo, d'archivio, peraltro, quindi non sono, come dire, cioè gli Fandonia, ci sono le lettere di Ugone. E poi ci sono le lettere del Catalogna. L'altra cosa che mi interessava è, va bene, è Eleonora e il figlio, Eleonora Brancadoria, cosa succede quando ci sarebbe la possibilità di fare uno scambio di prigionia, certo, con Brancadoria chiuso nella torre di Cagliari per 7 anni, cioè stanotte per 7 anni, e un eventuale scambio con il figlio Federico sarebbe stato anche una cosa gradita all'avversario. È anche una cosa normale. No? Cioè, beh, vabbè, però lì il discorso è anche di carattere ereditario. E soprattutto, secondo me, di carattere ereditario. Allora, facciamo un riassunto. Facciamo un riassunto. Allora, muore il fratello di Eleonora, e Eleonora sale sul trono giudicale. In realtà l'asse ereditario privilegiava il figlio maschio, però lui è un bambino piccolo, ha 4 o 5 anni, quindi reggente, lei lo porta in giro però tutta la Sardegna, riunisce le corone dell'Ovu, mette il bambino al centro e lo fa riconoscere come erede di Mariano. Quel cucarotto di Brancadoria, il marito, non trova altro da fare, di sua spontanea iniziativa, perché Eleonora non voleva, di andare a Barcellona, dove lui viaggiava in continuazione, anche perché loro commerciavano grano e anche dai tempi di Mariano c'erano queste navi che dalla Sardegna portavano grano in. Cioè noi ci immaginiamo queste delegazioni, come dire, di ambasciatori vestiti di velluto e via dicendo, invece no, questi qui erano dei facchini che trasportavano
sacchi di grano. E lui si imbarca con una di queste navi e va a chiedere il permesso al re d'Aragona, che Eleonora non voleva, lei non voleva il permesso, perché chiedere il permesso voleva dire riconoscersi vassalla, cioè siamo nel Medioevo, abbiamo il feudatario e abbiamo i vassalli, i valvassini e i valvassori. Lei si riteneva, giustamente, secondo me, per tutta la storia del regno d'Arborea, una principessa indipendente. Il re d'Aragona, invece di rispondere sì o no, prende Brancaleone e lo fa prigioniero e dice a Eleonora, manda, scrive a Eleonora, tu mi mandi il bambino, io lo alleverò nella corte come suo padre, come suo nonno, come Mariano e gli zii, però i tempi sono cambiati, il bambino sarebbe diventato un ostaggio a questo punto, non un ospite, e io ti ridò tuo marito. E Eleonora gli risponde col tiffero, anzi non gli risponde nemmeno, non glielo manda, e basta. Il povero Brancaleone organizza tentativi di fuga che vanno male, ma doveva essere offeso questo Brancaleone, come se l'è preso Eleonora, lo sa Dio, chi lo sa che ha combinato questo matrimonio? Tu lo sai? Non lo so, devo dire la verità, però c'era anche la possibilità che, come dire, ha scampato la possibilità di essere rinchiusa in convento, no? Sì. Si è sposata relativamente tardi. Già il nonno aveva detto che erano libere di andare in convento oppure no, e quindi poteva anche non sposare. Magari era un bel seduttore, era pieno di figli bastardi, per esempio. Lei si è cucata ai figli bastardi di Brancaleone, Eleonora, e se li ha allevati. Giovannetto, e l'altro non so come si chiama. Comunque, al momento in cui gli dicono tu ci mandi il bambino e noi ti restituiamo tuo marito, lei fa orecchie alla mercante e il bambino non gliene manda. E Brancaleone sta prigioniero, prima a Barcellona, poi trasferito a Cagliari nella Torre dell'Elefante per ben 7 anni. E quando finalmente gli estenuanti patteggiamenti vengono, insomma, arrivano al punto che lui viene restituito, Federico rimane con la mamma, cioè non viene assolutamente, e mandano come ostaggio temporaneo uno dei bastardi di Coso, Giovannetto, che anche lui è un ragazzino, che però rimane tipo 5 giorni, tanto che Brancaleone arrivi sano e salvo, ritorni sano e salvo ad Arborea. Qui il discorso se Eleonora amasse il figlio oppure no e non l'abbia restituito per amore o per... non lo possiamo sapere sinceramente. Certamente la presenza del bambino ad Arborea, che era il vero titolare del giudicato, manteneva il potere della madre. Se lei avesse ceduto per riprendersi Brancaleone, che non le serviva a niente, e avesse dato il bambino, lei riconosceva di essere vassalla degli aragonesi, tenendosi il bambino e non dandoglielo e dicendo questo è il giudice di Arborea. Lei ha dimostrato poi i suoi sentimenti privati, ecco, purtroppo nelle carte di quel periodo dei sentimenti privati non si parla mai, l'unico è uomo che dice mi si spezza il cuore se mio bambino muore, ma è l'unico, tutti gli altri dei sentimenti privati non parlavano mai. Bene, il gatto. A questo punto, la storia del gatto, che ore sono? Da un minuto. Otto e mezza. Abbiamo staccato fino adesso, ma vi risparmieremo. La storia del gatto, per dire da come, dalla ricerca d'archivio. Allora, uno si immagina le ricerche d'archivio come delle cose polverose, dove poi si leggono degli elenchi, delle cose noiosissime, in cui solo delle persone fissate, oppure quelli delle sette, adesso poi sono diventati di moda i romanzi di Ken Follett, eccetera. Questo poi ce l'ha insegnato la scuola delle Annales, per fortuna, in Francia, che il testamento di una tessitrice e una lavoratrice del corallo di Alghero è importante quanto il testamento di una regina, perché ci dimostra i dettagli della vita quotidiana del popolo. Quindi ci sono negli archivi delle carte che non hanno nessunissima importanza per quello che riguarda il destino di un paese, le paci, lo spostamento dei confini, le dinastie, eccetera, ma che ci descrivono una società, una cultura di persone che per certi aspetti sono diversissime da noi, ma per altri sono assolutamente uguali. Allora, la storia del gatto.
siamo nel periodo in cui Brancaleone è prigioniero nella torre dell'Elefante a Cagliari. C'è un via vai di ambasciatori fra Barcellona e Cagliari, in questo senso, dove c'era il viceré che poi mandava i suoi Oristano da Leonora, un via vai di navi. Sta arrivando, mi pare, il nemico più terribile di Brancaleone, che era Pietro de Arenós, o Pera de Arenós per dirla in catalano, che è quello che poi lo maltratta, lo fa rinchiudere, finge addirittura di portarlo in una nave e di farlo buttare a mare, via dicendo. Lui lo deve baciare in bocca per essere, si comunicano con la stessa ostia spezzata a metà e poi si baciano in bocca per, quando Brancaleone viene liberato, per giudicare pace eterna, e lui immediatamente, Brancaleone, rompe i patti e ne parla malissimo quando scrive di questo. Comunque sta arrivando Pere di Arenós con la sua nave al porto di Genova, al porto di Cagliari, e scrive una letterina con la quale manda il mozzo della nave con una barchetta a remi, cioè la nave si ferma fuori dal porto di Cagliari. Questo deve andare al più presto a Cagliari e procurarsi un gatto o, se possibile, una mustela, cioè una faina. Perché? Perché altrimenti la nave non può entrare in porto. Perché? Perché in quel periodo in cui la navigazione era tutta a vela, il nemico più terribile delle vele e dei cordami era il topo. Un topo a bordo di una nave voleva dire morte, voleva dire distruzione del grano, delle gallette e del cibo, voleva dire distruzione delle corde, e una nave senza corde non poteva governare le vele. E non è che a remi potessero fare grandi cose, cioè il cordame era indispensabile e il topo era il nemico peggiore del cordame. A questo punto c'era una legge, non so se scritta o di una convenzione, per cui una nave con i topi a bordo non poteva avvicinarsi alla costa più di tanto, non poteva attraccare vicino alle altre navi, perché poi il topo salta e va da una nave all'altra. Questi disgraziati, evidentemente, venendo da Barcellona, gli era morto il gatto, e quindi i pochi topi rimasti si erano moltiplicati, la nave era piena di topi. Noi ci immaginiamo più tardi il topo che porta le malattie, che porta, vi ricordate un film, uno dei primi film di Dracula, forse Nosferatu, in cui c'era il primo piano dei topi che portavano la peste, via dicendo. Questa è stata una scoperta che è stata fatta molto più tardi con gli studi positivisti, ma allora il topo era temuto come divoratore, e come divoratore di cose fondamentali. Quindi Pere de Arenós, con tutta la sua importanza, con tutta la sua, non poteva entrare a Cagliari se non aveva un gatto. Lui aveva bisogno di avere un gatto a bordo e di tenercelo quella settimana, per cui il gatto facesse fuori i topi. Solo dopo il grande emissario del re d'Aragona aveva il permesso di sbarcare a Cagliari. Quindi poi non sappiamo questo mozzo cosa abbia fatto. Ecco, a quel punto intervengo io, che mi invento e che dico: questo mozzo sarà sbarcato, che ne so, il quale polo di Cagliari, avrà conosciuto già chi vendeva i gatti, sarà andato a rubare il gatto a qualcuno che ce l'aveva, sarà andato a caccia di una faina, magari c'erano dei mercatini, come c'erano, e si sa, quelli che vendevano gli uccelli in gabbia, magari c'erano dei mercati settimanali, eccetera, dove la gente vendeva... Che non mancassero i gatti, e però erano quelli che erano preziosi, e quindi noi non sappiamo, cioè certamente lui il gatto l'ha trovato, il gatto, la faina, perché poi è sbarcato, la nave è sbarcata e le trattative sono andate a buon fine, e c'è stata quella che viene chiamata l'ultima Pax Sardinie, grazie alla presenza del gatto sulla nave, per dire che il piccolo dettaglio che viene fuori rende veramente gustoso il, come dire, e ci fa anche capire come i grandi eventi tante volte dipendano da dei piccoli dettagli e dai piccoli incidenti. Domande? Qualcuno? Siamo due amanti delle carte vecchie.
qui presenti in diverso orientamento, diversa preparazione. Come vedete ci divertiamo anche molto con le carte vecchie, cioè non è solo uno studio, però se qualcuno ci vuole fare delle domande per chiedere delle delucidazioni, siamo qui. Per tornare al libro che stiamo presentando, che forse ce ne siamo allontanati un po' troppo, tutto questo non è grandissimo, saranno, quante pagine saranno? Quante pagine sono, Marta? Una quarantina di pagine, però ruotano e nascono tutte da quattro documenti di pergamena, da quattro antiche pergamene del 1382. Allora, ridete sotto i baffi pensando al gatto che si mangia i topi della nave catalana e non avete niente da chiedere. Ah no, adesso che è un po' buio, bravi, vi facciamo vedere sullo schermo qualcuna delle illustrazioni. Allora, questo è Federico che scende di corsa in un carruggio genovese. Questo era un bambino, non un bambino contemporaneo che io avevo visto in un giorno di vento a Genova, che scendeva di corsa in questa strada stretta e era un bambino magro, sembrava che volasse portato dal vento, e io è da lì che mi è venuta l'idea, ho detto ma Federico Dori era così, era un vicolo vicino a Piazza San Matteo dove ci sono le strade dei Doria. Questo è il Catai, come lo ha raccontato Marco Polo al ritorno del suo lungo viaggio in Cina, in India, in Oriente, dappertutto dove è andato. E poi andiamo a un'altra immagine, vediamo. Siamo sempre nel Catai, c'è la nave, è caduto il vento, qui c'è la nave, qui ecco la luna. Qua è la bambina del doge che viene messa a letto dalla tatta, che le dice magari quando sarai grande verrà un innamorato al di là del mare, eccetera, eccetera, e le sta raccontando una banale e normale storia che si racconta ai bambini per farli dormire, e invece a insaputa della bambina e della tatta, nella stanza vicino alla camera da letto del padre, e ci sono già gli ambasciatori di Eleonora col cofano pieno di fiorini, e mentre la bambina sogna altre cose, loro stanno invece decidendo il suo destino. E questa è... non la riconosco, c'è il gabbiano che vola contro la luna, che però qua è libero, mentre nell'ultima pagina avrà nel becco un fiore di asfodelo. Come voi sapete, fin dai tempi di Omero, che nella Odissea manda Ulisse nell'oltretomba, ecco Bianchina che dorme e che non sa quello che le sta per capitare, nell'aldilà, nell'oltretomba, i morti vagano nei campi di asfodelo. Ulisse incontra per esempio Achille che dice: ah, non fossi mai morto, preferivo essere un povero pastore, eccetera, piuttosto che essere un re qui. E quindi quando io dico alla fine che il bambino va in Sardegna, diventa re, ma la sua mano non regge uno scettro da re, regge uno scettro di asfodelo, perché muore subito, non fa in tempo. Ecco, questa è Bianchina che, come dire, ha in mano il ramo di fiori delle piante da frutto che il padre ha comprato per la sua dote, e che io mi immagino che siano alberi di melo, ma me lo immagino solo perché lì non c'è scritto, sono semplicemente terreni fruttiferi. Questo è il cofano dove ci sono i fiorini, i 4.000 fiorini che arrivano a Castelsardo per il doge, che tu dici ma che cosa ne farà? No, poveretto, lui chiama subito un funzionario e dice: li investi a nome di mia figlia, paghi per mia figlia. Poi che cos'altro vediamo? Un'altra immagine. Ascolta, aprilo e fagli vedere, ecco qua. E qua siamo alla fine, quando praticamente il destino scompiglia i giochi. Io dico il maestrale è la, come dire,
la metafora del destino, che gli uomini dispongono, decidono, in questo caso i matrimoni, decidono il destino di questi due bambini, arriva il destino sotto forma di maestrale, gira nel vento e fa danni a Genova. Ancora, e questa è la povera Bianchina, vedova, che non sposerà Federico, crescerà, non lo sappiamo, poi non la possiamo, perlomeno io non lo sono riuscita a seguirla, magari domani verranno fuori dei documenti su Bianchina del Guarco, però fino ad oggi noi non sappiamo se si sposerà con un altro, che cosa, se morirà giovane di malattia, cosa le succederà. E comunque Bianchina è sola, il matrimonio non si fa, questo matrimonio su cui si era tanto. Questo è il fiore di Asfodelo, simbolo dei campi della morte, e lì c'è Gabbiano che se ne va col fiore di Asfodelo dicendo: cica cica, voi fate, cari uomini, fate tutti i vostri calcoli e programmi, ma io decido in modo diverso. E questa, vediamo se c'è la povera Genova squassata dal mare e rovinata dalle malefatte degli uomini, ecco. E questo sarà il libro quando arriverà finalmente e voi potrete averlo in mano. Vi ringraziamo per la pazienza, speriamo di avervi annoiato, sì. O quantomeno di aver, come dire, Paolo spera di avere messo la pulce nell'orecchio, quantomeno a leggere, cioè provocatoriamente io mandavo, come si dice in internet, buttavo vermi, e Bianca, come dire, ha risposto alla grande come sa fare, e credo che almeno vi sarà rimasto, a parte gli addetti da voi che conosco in sala, qualche dubbio, qualche curiosità. Consultate, ma adesso ci sono molte cose online, non è detto che dobbiate venire fino da noi, ma noi veniamo da voi a trovarvi. Accendete il computer, andate in internet e vedete che ci sono tante cose, anche di facile accesso, cioè sono complicate ma anche più facili. Come primo approccio non sarebbe male, poi se non sarà archiviofilia, pazienza. No, però invece una cosa possiamo dire, di cui siamo ambedue convinti, e credo che molte persone lo siano: noi non possiamo capire il presente se non conosciamo il nostro passato. Noi dobbiamo sapere, noi per sapere chi siamo dobbiamo sapere da dove veniamo. Se noi vogliamo conoscere una società, la società non nasce dal niente, cioè non c'è il pianeta delle scimmie per cui a un certo punto c'è la distruzione totale, poi noi ritroviamo, che ne so, lo scheletro della Statua della Libertà coricata sulla spiaggia, eccetera. La storia umana è sempre un susseguirsi di cose. Se noi abbiamo la voglia, la forza, la costanza di cercare di capire come eravamo noi prima, come erano i nostri padri, i nostri nonni, i nostri antenati, riusciamo a capire molto meglio quello che succede oggi. Quanto poi a fare qualche cosa per migliorarlo, non si sa, non si può, non lo so. Non dipende da me né da Paolo, però certo conoscere non ha mai fatto danno a nessuno, ha sempre fatto vantaggio. Quindi imparare e conoscere come eravamo e come erano i nostri prima di noi è sempre una cosa utile, però noi due diciamo anche molto bella. Ma secondo me sì, e non è soltanto cose di bambini, figli regnanti o di potentati, ma anche di gente comune. Io voglio ricordare proprio uno storico, un demografo che è scomparso l'anno scorso, che è Corsini, che ha passato la vita all'ospedale degli Innocenti. Certo. E tra gli addetti ai lavori l'ha conosciuto anche come il più grande collezionista di biberon, peraltro. Quindi è una persona che ha dedicato la vita professionale allo studio dei bambini abbandonati. Se oggi voi andate a Firenze, il vecchio ospedale degli Innocenti, che ha funzionato credo fino a 20 anni fa, adesso è un museo veramente affascinante. C'è solo una stanza enorme piena di cassettini piccoli così, che si aprono a pressione, dentro i quali ci sono tutti i segnali, cioè gli oggetti che venivano messi addosso ai bambini nell'ipotesi di un possibile riconoscimento. Certo.
che possono essere dalla medaglietta d'oro spezzata a un pezzettino di spago schifoso e vecchio a un pezzo di carta, e vengono veramente le vertigini, perché sono migliaia, che sono migliaia nel corso degli anni, e sono tutti dei piccoli bastardi senza storia, che però hanno storia hanno dignità di umani, certo. Perché arriva un ricercatore che ordina i segnali coi quali chi in qualche modo li amava li aveva segnati, certo. Prima di abbandonarli. E hanno diritto di essere ricordati come Federico e Bianchina. Certo, e hanno diritto di essere ricordati come i figli di re, è verissimo. Va bene, allora al prossimo.